Ben ritrovati amici aziendalisti, ben ritrovati a tutti. Oggi siamo qui per i miei WWE Best of 2022. La prima categoria è il miglior wrestler maschile e per me ci ho pensato un pochino, devo essere sincero, però il mio voto va a Bobby Lashley. Bobby è partito come campione battendo Brock Lesnar, è vero con mille controversie, però di fatto lo ha battuto. E poi ha avuto comunque una bella faida, non secondo me da buttare via con Omos, e poi si è confermato sempre a livelli altissimi. È riuscito a rimanere al top, ha perso Polito 0 volte, e quindi mi sento di dare merito a lui come miglior wrestler secondo me nell'anno 2022. Per quanto riguarda invece le donne, beh, non si può non citare Bianca Belair. Bianca Belair è stata la migliore a mani basse in termini di risultati, di prestazioni, di tutto. È stata secondo me la migliore nelle donne, proprio distaccando tutte quante. Il flop di quest'anno era indeciso tra Edge ed AJ Styles. Ma il mio voto va a AJ Styles come flop, perché almeno Edge ha fatto un bellissimo match, per quello che mi riguarda, che è l'incontro di Extreme Rules contro Finn Balor, mentre AJ Styles no. Per me AJ Styles quest'anno ha floppato su tutto, e mi dispiace tanto perché era uno degli atleti migliori, però quest'anno non è riuscito a darmi quello che magari mi ha dato in altri anni. E come miglior incontro voglio premiare sempre le donne, e metto l'incontro di SummerSlam, l'opener di SummerSlam tra Bianca Belair e Becky Lynch. Mi ricordo ancora in live reaction con il Bardo e gli altri aziendalisti che eravamo senza parole. È stato un incontro bello, 20 minuti buoni volati, un incontro perfetto di come dovrebbe essere fatto, secondo me, un incontro femminile con una bella storia dietro. E poi anche il ritorno di Bayley con le sue amiche della Damage Control. Ancora non sapevamo quello che sarebbe accaduto poi, quindi l'incontro e il ritorno di Bayley, secondo me, è stato il miglior incontro di tutto secondo me, di tutto il 2022. Come miglior ritorno, invece, non posso non citare quello di The Fiend, di Bray Wyatt. Dai, a Extreme Rules è stato bellissimo. Poi tutti i mesi, le settimane precedenti, con i vari QR code, vari indizi, cartelloni, la WWE che non ha mai parlato di questo ritorno, ma è andato tutto tramite QR code, noi in live reaction a cercare gli indizi. Mi ricordo addirittura un indizio che ci portava in Italia, altri invece che andavano a finire in un latte in India, e noi in live reaction a cercare magari se c'erano degli atleti collegati in quella zona lì. Quindi direi che come miglior ritorno quello di Bray Wyatt è sicuramente il ritorno migliore di tutti quelli che ci sono stati. Come peggior ritorno, cioè, secondo voi che peggior ritorno potrei dare, chi mi conosce un attimo? Ovviamente quello di Karrion Kross. Un Karrion Kross che è ritornato puntando al titolo, facendo TikTok, ma senza un personaggio, senza spiegarci un perché, senza dirci come mai sia diventato così rilevante. Lui che entrava con una maschera di dubbio gusto a Raw, e di punto in bianco invece è al top.
va contro McIntyre, dice che ha battuto McIntyre, ma in realtà teoricamente sono sull'1-1 e adesso punta Rey Mysterio, perché le carte gli hanno detto che Rey Mysterio è la sua prossima preda. Ma perché? Ha rischiato tantissimo di finire qui anche Gargano, ma Gargano ha avuto secondo me il grande pregio di essere affiancato prima Kevin Owens e poi è finito in una faida, diciamo, secondaria come quella di Dexter Lumis e The Miz. Quindi si è salvato da questo contesto qui, aprendo secondo me varie strade con l'affiancamento suo a Dexter Lumis. Ma quello di Karrion Kross per me rimane a mani basse il peggior ritorno di tutto l'anno. Me ne dispiace, perché l'atleta sicuramente è fenomenale, ma no, non ci siamo. Karrion Kross bocciato, bocciatissimo. Momento cringe del 2022, direi la zucca di Halloween messa nella testa di Otis, che ha generato credo il momento più cringe e più divertente dell'anno. E potevo mettere anche magari Drew McIntyre che canta alla fine di Clash of the Castle, ma quello era più un momento no sense secondo me. Invece un momento cringe, un momento che dai ci ha fatto sorridere, direi che quello di Otis vince a mani basse. Momento epico dell'anno, non si può non citare l'Hell in a Cell di Cody Rhodes. Un Cody Rhodes che a inizio pay per view ci dicono che ha uno strappo al pettorale, arena in silenzio, e poi quando arriva nel ring si cava il suo giaccone e si vede questa cosa qui nel petto, tutta questa, diciamo, l'infortunio. E l'incontro è stato uno dei momenti più belli di tutta l'annata secondo me. Potevo anche inserirlo nei migliori match, ma questo è stato secondo me epico, cioè ha generato un momento epico, cioè Cody Rhodes che lotta all'interno dell'Hell in a Cell contro Seth Rollins da infortunato, credo che poi combattendo un incontro vero, non magari uno squash o una cosa di pochi minuti, magari di 5-6 minuti, ma ha fatto proprio un incontro vero, lungo, sofferto. È stato secondo me il momento migliore, il momento più epico per quello di quest'anno, senza ombra di dubbio. L'atleta più migliorato, secondo me, e qui vado nelle donne, è Liv Morgan. Aveva avuto questa faida con Becky, ma non era riuscita a vincerla, poi era ritornata giù facendo quell'incontro a 4 per i titoli di coppia insieme a Rhea Ripley, poi dopo ci ha fatto questa rivalità insieme contro Rhea Ripley, insieme a AJ Styles e a Finn Balor, prima che si unisse al Judgment Day. E poi dopo, grazie al Money in the Bank, è ritornata su ed è migliorata tanto. Alcune volte mi sembra ancora che quando colpisca non sia proprio efficace, non dia quell'impressione di ti voglio far male, però ha avuto secondo me un miglioramento enorme in questo ultimo anno. Mi auguro che il 2023 per lei possa essere ancora migliore con questo suo personaggio che ama l'estremo, vedremo dove ci porta. Poi per concludere, che cosa accadrà secondo me nel 2023? Allora, nel 2023 mi auguro tre cose principalmente. Uno, spererei di rivedere Big E. Dopo il brutto infortunio al collo, spererei di vederlo, se non nell'ottato, almeno come manager del New Day. E mi piacerebbe rivederlo lì in televisione dopo il brutto infortunio. Quindi il primo è un augurio, diciamo, più che un pronostico. Come invece due veri pronostici, mi auguro, visto che questo sarà l'ultimo anno in cui vedremo Edge come lottatore, dovrebbe essere il suo ultimo anno di contratto, mi auguro che possa vincere almeno un titolo. Stati Uniti, Intercontinentale, titolo massimo. Mi auguro che possa vincere
possa vincere un titolo. E poi mi piacerebbe vedere come vincitrice del titolo massimo femminile Raquel Rodriguez, che secondo me nella categoria di coppie, come è stata proposta fino adesso, è sprecata. Mi piacerebbe veramente che si creasse una donna forte, potente, che alla Charlotte Flair, che in questo momento a SmackDown secondo me manca. È vero, c'è Ronda Rousey, che è una grandissima lottatrice con un passato in MMA, però vedere Raquel Rodriguez che vince un titolo secondo me se lo meriterebbe tanto. E niente, queste sono le mie votazioni per l'anno scorso, di quest'anno, del 2022, i miei pronostici, magari questi due o tre pronostici per il 2023. Io vi auguro delle buone feste di Natale, mi auguro che le possiate passare al meglio, divertitevi, state con le persone che vi vogliono bene. Noi ci vediamo sempre qui su YouTube o sul Viola. Vi auguro buone feste e WB, mi raccomando, non far vincere il titolo massimo a Karrion Kross, per piacere, te lo chiedo per piacere, fammi questo come regalo di Natale. Un abbraccio a tutti e buone feste ancora. Ciao!